Domenica 23 agosto un Camun ha saputo distinguersi tra gli oltre 90 ragazzi impegnati a Comenduno di Albino in Val Seriana in occasione del 16° trofeo Giuseppe Armanni, Armanni Carrelli Elevatori. Si tratta del 14enne Carlo Mazzolegno, originario di Ponte di Legno, ma tesserato Unione Ciclistica Valle Camonica. Strepitosa la performance del bresciano in occasione della corsa organizzata dalla società ciclistica gazzanighese, che fin da subito ha cercato l'allungo sul gruppo di testa, tanto da farsi largo tra i battistrada tre giri dalla conclusione. Un'accelerata, quella imposta dal giovanissimo Carlo ai rivali Eric Venturini, Pedale Ossolano e Tommaso Bonora, progetto ciclismo Rodengo Saiano, che non gli ha letteralmente lasciato scampo, dando vita negli ultimi 2 chilometri a una vera e propria cavalcata trionfale a tinte bianco, rosso e blu. Primo successo stagionale per Mazzolini, che chiude in testa davanti a Matteo Camiolo, Bustesi Olonia e Cristian Bonini, tesserato Ronco Maurigi. Un successo che il giovane Camuno, incontrato già qualche settimana fa sulla pista dello stadio Tassara, ha voluto dedicare interamente alla sua famiglia. Diciamo che ci ho provato un sacco di volte, continuavo a scattare perché oggi mi sentivo in forma, poi qui alla fine eravamo in 3, ho visto che gli altri 2 non collaboravano e ne avevano molto di meno e ho provato ad andare via e ho fatto un giro da solo e ce l'ho fatta, dai. La dedico a mio nonno che ci ha sempre creduto, ai miei genitori e a mia nonna.